Il sogno di tutti noi è fare i milioni, no? Quindi, se uno venisse e vi regalasse 1 milione di dollari, voi come li spendereste? E oggi vi mostrerò come un fighter UFC, per la precisione, John St. Pierre, ha speso il suo primo 1 milione di dollari. Tutti cari fighter Muay Thai, oggi facciamo partire un nuovo format. Come spenderei 1 milione di dollari? Gangster! Io non li avrò mai nella mia vita, quindi voi io ve lo auguro. Dato che né io né voi in questo momento abbiamo 1 milione di dollari, andiamo a scoprire come ha speso 1 milione di dollari Joseph Pierre, la leggenda della UFC. This is Joseph Pierre and this is how I spend my first million dollar. Ma prima di tutto ricordatevi di iscrivervi al canale, accendere la campanellina, così magari un giorno guadagnerò 1 milione di dollari. Da YouTube muori di fame tipo il giorno dopo. E in più vi dico anche che se volete acquistare la roba Yokao col codice sconto TAO10 avete il 10% di sconto. Dato che non avete 1 milione di dollari, vi consiglio di utilizzarlo. Ma passiamo a Joseph Pierre, perché sì, il campione della UFC, leggenda della UFC, ha dichiarato come ha speso il suo primo 1 milione di dollari. Abbiamo avuto tanti esempi di persone che raggiungono il successo sia nella UFC, sia nel pugilato, sia in tantissimi altri sport, perché quando guadagnano il primo 1 milione di dollari, oppure veramente una grossa cifra, la prima cosa che fanno è sputtanarsi tutto in macchine, orologi, gioielli, di tutto. Floyd. Ma oggi prendiamo in esame come ha speso i soldi Joseph Pierre. Perché lui, al contrario di McGregor, Floyd Mayweather o di tanti altri fighter, fa vedere veramente poco. Non mostra tutta la sua ricchezza, ma in realtà lui i soldi li ha fatti e ne ha fatti anche veramente tanti. La sua prima grossa cifra che ha preso per i suoi match da professionista è stata di 1.100 dollari. Ma voi pensate, sono tanti? Sì! Ma se uno vuole vivere di quello, magari riesce a fare 3 match all'anno e 3.000 dollari all'anno non convengono in più. Sì, li ha avuti, anche perché il suo avversario, non avendo fatto il peso, ha dovuto pagare il 30% in più. Because my opponent did not make Perché Joseph Pierre non nasce in una famiglia estremamente povera come tante altre storie, ma diciamo che è una famiglia che aveva i soldi per mandarla a scuola, per l'istruzione e dargli da mangiare, ma sicuramente non aveva i soldi per farlo allenare 24 ore su 24. Che per potersi pagare i suoi primi allenamenti, quelli seri, che iniziava ad allenarti veramente seriamente, ha dovuto fare dei lavoretti, come tutti quanti nel mondo, ha dovuto fare il buttafuori, ha fatto il netturbino, ha fatto tantissimi lavoretti per potersi guadagnare quei soldi che le servivano per potersi allenare. Perché lui già dall'inizio aveva in mente quello di diventare un campione UFC. Come tutte le storie che sappiamo dei campioni, naturalmente è molto raro che una persona che ha questa ambizione nasca in una famiglia ricca, quindi sia tutto facile, anche perché questo percorso difficoltoso lo formerà e lo farà diventare quello che è oggi. Il suo match più importante che lo porterà a guadagnare il suo primo 1 milione di dollari, diciamo, è stato il match contro Pete Spratt, un veterano dell'UFC che pensava di vincere facile con Joseph Pierre, ma in realtà ha perso. E questo ha aperto le strade al nostro Joseph Pierre ad entrare nella UFC. È stato proprio, diciamo, la sua soddisfazione. Ed è lì che ha capito che, ok, ora mi devo giocare il tutto per se voglio diventare il campione. Anche perché lui dichiara che in quel periodo lui non poteva per nessuna ragione al mondo perdere un match. Perché se avesse perso un match avrebbe perso i soldi per potersi allenare, quindi i soldi per poter coniare il suo sogno. Ma gli è andata bene perché è riuscito ad entrare nella UFC e da lì inizia a vedere i veri soldini. Perché per il primo match prende 3.000 dollari più il bonus di altri 3.000 dollari. Secondo match 4.000 dollari più il bonus vittoria di 4.000 dollari. Subito dopo questo secondo match gli danno la possibilità di poter fare la title shot. E quando uno può fare la title shot vuol dire che se tu vinci quella cintura, sei veramente a posto. Più che altro capisci che diventa un lavoro. Lui aveva la title shot, ma ora c'era il match più importante.
quello con i genitori. Voi immaginatevi lui che va dai genitori, che pensavo che lui dovesse studiare, eccetera, continuare la sua carriera, e lì va, li fa, no, guarda, io voglio combattere, c'ho una title shot, se voglio fare questo tutta la vita. Penso che sia il match più difficile per tutti quanti, per quelli che vogliono intraprendere questo mondo. I sat down with my parents and I told them, I said, listen, if things doesn't go well, I can always come back to school, but for the next session I would like to just focus on training because... Però è stato fortunato perché i suoi genitori gli hanno acconsentito di fare questo. Infatti lascia lavoro, lascia tutto quanto e inizia a fare 24 ore su 24 il fighter. Fa l'assalto alla cintura, non riesce, ma subito dopo riesce a riprendersi e inizia a firmare il vero contratto con la UFC, con una bella cinturona, ed è lì che inizia a guadagnare il suo milioncino di dollari. Ora inizia la parte più divertente, cioè la parte più interessante. Ma come ha speso il suo primo milione di dollari? Lui, invece di sperperare quel suo milione di dollari in una Rolls Royce, in una Lamborghini, in una villa, prima cosa che fa è quella di pensare alla propria famiglia. Infatti spenderà veramente tanti soldi per mettere a posto la situazione finanziaria della sua famiglia. In primis paga tutti i debiti della propria famiglia. Io penso che non ci sia nulla di più bello che chiamare i propri genitori e dire: guarda, non ci sono più problemi, non ci sono più mutui, non c'è più nulla, ti pago tutto io. Cioè, deve essere stata una sensazione assurda per lui, e infatti dice che è stato uno dei giorni più belli della sua vita. E quanto ha speso? Lì vanno via i suoi primi 50.000 dollari. Mo la parte genitore abbiamo fatta, iniziamo a comprarci le Ferrari, metterle una sopra l'altra. No! No! No, perché lui ancora si sente in debito con i propri genitori, perché dice che l'hanno supportato fino ad arrivare a ciò che è arrivato, e quindi li compra due macchine. Spende più o meno 40.000 dollari, che penso che abbia preso una Toyota, una macchina così, non è che abbia preso chissà che macchinona. Però era felice perché fino a quel momento i genitori avevano delle macchine che duravano il tempo che durava. Cioè le classiche macchine che vanno avanti, tipo la mia, che va avanti e non sa neanche il perché va avanti. Ma io non glielo chiedo e stiamo a posto. Want to have something from me, but I forced them. Their car was broke all the time. Ed è solo dopo il secondo punto, arriviamo al terzo punto, alla terza fase dove spendi i soldi, dove si spende i soldi per se stesso. E finalmente si compra una macchina nuova. Oh, e finalmente si compra una Ferrari. Era ora. No, non si compra una Lamborghini, ma si compra, aspettate che l'ho scritto qua, si compra una Nissan X-Tera, la macchina più brutta che io abbia mai visto nella mia vita. Perché lui dice che aveva paura degli incidenti e che lì comunque il terreno non era perfetto e gli serviva questa macchinona così. Una Nissan X-Tera, hai un milione, spendi 20.000 dollari. Ha speso 20.000 dollari per questa macchina qua. George, Ma non si ferma qua, perché ne abbiamo ancora un po' prima di raggiungere il milione di spesa. Infatti vuole aiutare ulteriormente la sua famiglia e, dopo aver messo a posto i propri genitori, cosa fa? Deve aiutare le sorelle. E piano piano paga tutti i debiti per gli studi, per i debiti delle sorelle, e va a spendere più o meno 10.000 euro. Più o meno 10.000 euro. Però voi direte, ok, ha messo a posto i genitori, ha messo a posto la sorella, sarà fermato, cioè, ora tocca a lui, no? Ancora no. Spende altri 50.000 dollari in regali vari alla propria famiglia. E ci può stare, ragazzi, qua si capisce comunque l'attaccamento di lui ai propri genitori, cioè proprio quella voglia di ringraziarli per averlo portato a dove in quel momento. È merito loro se fino a quel momento è riuscito a sopravvivere, a mangiare, e quindi la prima cosa che fa è a pagare questo debito che ha con i propri genitori. Ed è qui che inizia la parte un po' particolare, perché dopo essersi occupato della propria famiglia, come sappiamo tutti, se uno diventa ricco, anche nella piccola compagnia, se uno è ricco, cosa si vanno tutti gli amici a chiedere? Tutti gli amici vanno lì a chiedere dei soldi. All'inizio ha cercato di togliere fuori i migliori amici, no, dalle brutte situazioni, poi ha iniziato a vedere che tutti erano diventati amici, tutti erano suoi migliori amici, tutti volevano i soldi, e lì si è un po' bloccata. E comunque per questi amici ha speso più o meno 30.000 dollari.
solo in questo momento che inizia a spendere soldi per se stesso in viaggi e esperienze. Voi direte: ah, finalmente si rilassa. No, perché lui spende più o meno 200.000 dollari in viaggi che servono per formarlo e diventare sempre più forte. Perché lui dice: è difficile diventare campione in qualcosa, ma è molto più difficile rimanere campione. I went to Thailand to learn Muay Thai. I went to Brazil to get better at Jiu-Jitsu. New York to get better in Jiu-Jitsu as well. Los Angeles train with Freddie Roach, a famous boxing coach. Dopodiché spende più o meno 20.000 dollari per una jacuzzi e una ice boat, non so come si possa chiamare, una vasca di ghiaccio. E voi direte: ah, finalmente si compra qualcosa per rilassarsi. No, ma neanche qua, neanche in questo momento, perché questo gli serve per il suo allenamento, perché quando fa un allenamento veramente pesante ha bisogno di recuperare. Come fai? Facendo questo scambio, parte calda, fredda, e se l'ha messa in casa, naturalmente avendo la possibilità. Ed è qui che comunque finalmente esce un po' la parte che spendi due soldi per te proprio per i tuoi gusti, perché spende la bellezza di 600.000 dollari per mettersi a posto a casa sua. L'unica cosa che Joseph Pierre si sputta e sono i soldi per comprare dei fossili. È appassionato di fossili e spende sui 20.000 dollari per quanto riguarda i fossili. Cioè, raga, 20.000 dollari di fossili, di pietre. C'è McGregor, che è appassionato di orologi, My Weather, di questo, quello e quell'altro. Lui di fossili. George. Boh.